Ciao, bentornati sul mio canale. Come avete potuto vedere dalla foto iniziale, nel video di oggi vi spiego come eseguire questi orecchini a uh, goccia spirale, a spirale. È una lavorazione molto semplice, porta via pochi minuti, però ha uh, la sua bellezza una volta indossati. Passiamo subito al, uh, all'esecuzione. Avviamoci alla lavorazione. Effettueremo un anello magico all'interno del quale andremo a fare i nostri le nostre maglie alte 3 catenelle iniziali che sostituiranno la nostra prima maglia alta vicino alla telecamera. Poi di seguito faremo la seconda maglia alta terza maglia alta. Sto utilizzando un filato abbastanza sottile. È un 8-12 massimo con un uncinetto 1,75. Abbiamo detto siamo a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 iniziamo a stringere un po' quel nostro anello magico ok facciamo altre maglie alte 14 15 17 18 ok quasi quasi mi fermerei a 18 stringo bene 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 ed unisco con i, i tre catenelle che abbiamo fatto inizialmente questa è la parte superiore del nostro orecchino se volete mettere alla fine dell'orecchino un campanellino, ovviamente questo campanellino come la lavorazione della spirale per l'albero di Natale, così eh, va fatta anche per questo, quindi va inserito prima il filo di cotone per poi andarla a recuperare mentre lavoriamo, ora, da qui effettueremo delle catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e 15 in ogni catenella andremo a fare 3 maglie alte se non 4 come più vi aggrada io l'ho fatto 2 catenelle dentro nella terza catenella di base sono 2 maglie alte 3 facciamone 4 dai e 4 Vado nella catenella successiva, faccio di nuovo 4 maglie alte nella stessa catenella di base 2 3 e 4 catenella successiva 4 maglie alte 1 2 e 4 catenella successiva ancora 4 maglie alte ovviamente più sottile il filo più sarà eh, difficile la, la lavorazione però la resa è più bella con quello sottile che con quello doppio ovviamente 2 e quattro passiamo alla catenella successiva e andremo a fare altre quattro maglie alte ok e quattro catenella successiva ancora quattro Il campanellino ovviamente lo andrete a recuperare all'inizio qui quando avete fatto le 3 catenelle. Avete fatto le 3 catenelle, poi dovete fare la maglia alta, quindi vi tirate il campanellino, però basta guardare la goccia spirale eh, di Natale che la lavorazione è la stessa. Ancora, io qua ne ho fatti 4, sì, sì. Facciamo altri 4, proseguite così fino alla fine. Arrivate alla fine della lavorazione, andremo a chiudere con un punto bassissimo e poi fermeremo il filo in questo modo, tagliamo un poco di più. Facciamo un nodino di sicurezza. Ovviamente, come vi dico sempre, vanno inamidati, altrimenti l'effetto eh, non glielo possiamo dare diversamente. Potete inamidarli in diversi modi, c'è cioè con la lacca, con la, la pittura trasparente, fissante, oppure con la maizena, insomma ci sono tante tante soluzioni, oppure direttamente il prodotto che vendono in merceria per, il, per rendere rigidi i lavori. Però queste sostanze un po' troppo chimiche, sinceramente, eviterei. Ok, dopo che avete fissato per bene, andate a rotolare attorno e in questo modo gli darete la forma di spirale. In questo modo qua andrete a, a, a dinamidare, facendo attenzione, come vi ho già detto anche nel video di Natale della goccia spirale, potete mettere eh, i bastoncini degli spiedini per tenerli bloccati. E questo è l'effetto che avrete spero che il video vi sia piaciuto e che uh, mi seguirete ancora in altri video se siete iscritti al mio canale se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo per restare sempre aggiornate e attivate la campanellina e lasciate un like ciao e al prossimo video